Buongiorno, sono il presidente dell'associazione Alba. Qualcuno già mi conosce, volevo così in poche parole sintetizzare l'attività della mia associazione. I nostri volontari, persone di varie competenze professionali, sono, operano in tutte le strutture del territorio, del nostro territorio. E è chiaro che in questo tempo di pandemia le nostre attività si sono ridotte e o addirittura in alcuni casi e per un periodo molto breve di tempo sospese. Adesso stiamo cominciando lentamente a riprendere e, e quindi con i nostri progetti a favore di ragazzi e ragazze che hanno disagio mentale, tutte le persone che hanno disagio mentale che la nostra società non considera sufficientemente, sebbene il disagio mentale è molto più diffuso di quello che si creda. Da statistiche pare che il 70% delle famiglie abbia almeno una persona con qualche disagio mentale, partendo dalla depressione a tutte le altre manifestazioni. La nostra associazione per la salute mentale, per la promozione della salute mentale, proprio si impegna in questo senso, sia per gli ammalati gravi, ma sia anche per i disagi che eh, le famiglie possono avere. Noi siamo vicino alle famiglie, vicino agli ultimi, vicino alle persone che hanno di bisogno. Infatti la nostra associazione, oltre ad operare, eh, con tutti i nostri volontari nelle strutture, ma anche eh, diciamo, ha avuto un'iniziativa già da qualche anno, sotto la direzione della nostra vicepresidente Emanuela Androvaldi, di eh, ogni sabato di fare l'automuto aiuto. Inoltre siamo in partnership per un progetto molto molto vasto, importante e anche ambizioso, se vogliamo, perché vuole coinvolgere, vuole coinvolgere veramente una, una società che includa le persone che hanno disagio mentale, che faccia cadere pregiudizi dove si sensibilizzano le istituzioni, le attività culturali. E lavorative e quant'altro in partnership con tre università lombarde con il Politecnico di Milano con l'Università Bicocca e l'Università Cattolica del Sacro Cuore stiamo collaborando tutti assieme, assieme oltre c'è la SST di Mantova, di Brescia e poi c'è un consorzio di cooperative proprio per venire incontro alle persone con disagio che però hanno bisogno di lavorare. Ecco, quindi queste cooperative veramente sono provvidenziali perché aiutano ad inserirsi a persone che hanno dei disagi, oltre ad altre tre associazioni. Tuttavia, se volete saperne di più, potete collegarvi ad internet, eh, alla voce recovery.net, laboratori per una psichiatria di comunità. Ecco questo in pochissime parole, ma quello che io vorrei chiedervi è quello della destinazione, della destinazione del 5 per 1000 alla nostra associazione, proprio per il lavoro che fa, perché sostiene i volontari, non abbiamo, non abbiamo redditi nostri, non, la, la nostra associazione non è, è, è a fini di lucro. Quindi le risorse sono quelle proprio dei volontari, metterci i soldi di tasca nostra. Tuttavia ci accorgiamo che rimborsare i volontari nelle, è abbastanza oneroso. Così così che chiediamo veramente eh, un qualcosa che a voi non costa niente, perché nella dichiarazione dei redditi il 5 per 1000 in ogni caso eh, viene tolto, anche se uno non dà la destinazione. Io vi chiedo di scrivere la destinazione con il, il nostro codice fiscale che vi farò vedere appunto con una locandina eh, a seguito di questo video. Mi raccomando, sosteneteci, perché aff, ne abbiamo di bisogno per aiutare gli altri. Grazie. Grazie. Grazie.